Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, spazio economia e mercati, che va in onda su Libre TV, condotta da me, che sono Alfredo Pauciulo. E, come già ci siamo, diciamo, conosciuti nei discorsi mesi, e ci eravamo lasciati nella scorsa puntata, 15 giorni fa. Più o meno terminando il quadro che ormai da mesi resta lo stesso, il quadro generale dell'economia a livello occidentale, in particolare europea e italiana. Laddove noi, certo, da 15 giorni ad oggi ne sono successe di bello a livello politico, con questa pseudo-sfiducia da parte di Berlusconi a Monti, nel senso di questo segnale lanciato dal governo Monti. E via dicendo, che andremo analizzando successivamente nel corso di questa puntata, per vedere i riflessi sull'economia italiana di questa bagarre politica. E diciamo, nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, abbiamo ormai delineato uno scenario che resta immutato, cioè una crisi dell'Occidente dovuta a un eccesso di consumi. Cioè, o meglio, ad un eccesso di consumi che c'è stato in Occidente rispetto alle risorse disponibili, rispetto alla nuova domanda, che arriva, alle nuove domande che arrivano da parte dei paesi, dalle popolazioni dei paesi emergenti, e ciò è stato accompagnato soprattutto negli ultimi 10-15 anni da una sempre crescente dimensione dell'apparato finanziario dell'economia. E quindi ci ritroviamo ad oggi con un'economia cosiddetta cartacea, quindi di finanziaria, di finanza derivata, che ormai ha raggiunto abbondantemente e superato i 7 volte il valore del PIL mondiale. E questo, ci, ci, questa dimensione ci può far avere un'idea ben precisa di che cosa allora in realtà sta capitando. Sta capitando che tutta questa economia di carta, cioè, se dovesse riversarsi, per ipotesi per assurdo, all'improvviso tutto nell'acquisto di beni, genererebbe un aumento proporzionato dei beni, e allo stesso tempo, diciamo, non incontrerebbe tutti i beni disponibili all'acquisto. E quindi chi ci governa, molto spesso, non tanto chi governa la politica, ma chi governa le banche centrali, chi governa, ci governa all'interno delle varie entità parapubbliche, come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, ha conoscenza sicuramente di queste cose, non riesco a immaginare non lo siano. Chiaramente hanno il problema di effettuare un deleveraging della finanza rispetto all'economia reale. Ebbene, io credo che questo sia, come almeno implicitamente penso si era capito nelle scorse puntate, questo sia il problema fondamentale, ovvero la causa fondamentale di questa crisi che stiamo vivendo in Occidente, che è partita col crack Lehman Brothers negli Stati Uniti del 2008. Quindi parte dalla finanza, parte dagli Stati Uniti, per poi contagiare per via indiretta i paesi degli europei, contagiandoli sul debito europeo. E quindi dal settore privato delle banche statunitensi si è trasmesso per certi versi, per molti versi, anche al settore delle banche europee. Sono dovuti intervenire gli stati, alcuni dei quali già avevano grossi livelli di debito, e in questo caso si sono ulteriormente. Dopodiché, i mercati hanno percepito il rischio che questi debiti possano non essere ripagati e hanno cominciato a svendere, o meglio, a fare massicce vendite sui titoli della periferia, dei paesi periferici dell'Europa, comportando quindi aumenti dei tassi di interesse su questi titoli e, nel caso della Grecia, un default parziale del debito pubblico greco. Ecco, rispetto a questo, però, è da registrare che
Da quando si è manifestata poi questa crisi in Europa, nel modo che abbiamo detto, c'è stato un insediamento di governi tecnici, soprattutto nei paesi in cui il problema del debito era maggiormente percepito dagli investitori, e anche perché effettivamente era più a rischio rispetto ad altri paesi. Quindi parliamo di Irlanda, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia. Ebbene, però le soluzioni adottate dai tecnici che sono poi sono insediati al governo con l'ausilio dei parlamenti nazionali, beh, questi tecnici però hanno portato avanti e stanno portando avanti politiche di rigore. Anzi, molto spesso per addolcire la pillola ci dicono che sono politiche di crescita e rigore, cioè ovvero un ossimoro. È come dire: vi do del caldo freddo, insomma, questo è l'ossimoro. Chi conosce bene la lingua italiana non ha bisogno che io glielo sottolinei. Quindi crescita e rigore non esiste, non esistono crescita e rigore assieme. L'unico tipo di rigore che poteva in qualche modo favorire la crescita, o quantomeno non intaccarla, era il taglio alla spesa pubblica inutile dello Stato, cioè a tutte quelle prebende e consulenze inutili che non vengono nemmeno consumate da chi le riceve perché magari ha già grossi livelli di ricchezza. In quel caso là avremmo ottenuto dei risparmi, se faccio il caso dell'Italia, avremmo ottenuto dei risparmi di una certa sostanza, gli stimoli 7 miliardi di euro l'anno, e ciò avrebbe comportato uno sblocco di risorse da poter andare a mettere su quei 90 miliardi di euro di interessi di debito pubblico l'anno, che paghiamo sul debito pubblico italiano ogni anno. Invece così non è stato, e si è preferito drenare invece risorse dall'economia che consuma e dell'economia che produce, con aumenti di tasse, in particolare dell'IVA e anche della tassa sulla prima casa, l'IMU, con drenaggio di risorse, quindi tagli di spesa in quei settori dove bene o male il pubblico offre dei servizi, e in qualsiasi caso quelle spese, anche se sono a volte eccessive, effettivamente eccessive, spese, Ma anche in se qualche sono a volte modo vanno eccessive, ad ad alimentare l'economia, perché sono, ecco, effettivamente spese per dei beni che vengono poi consumati, o anche se mal consumati, ma in qualche modo entravano ed entrano nel ciclo economico. E quindi, ferma restando questa situazione, e quindi ferma restando la volontà dei tecnici appoggiati dai vari partiti politici e non solo in Italia, ferma la volontà di sostanzialmente proseguire in effetti con politiche di rigore e non di crescita, è chiaro che si è di fatto privilegiato, senza dirlo, piuttosto che i consumatori e i lavoratori, si è pensato di privilegiare i portatori i creditori di questi stati. Beh, questa politica poteva essere anche compresa per alcuni mesi per mettere giusto in sesto quei paesi come la Grecia, come il Portogallo e l'Irlanda, che nell'immediato avevano delle problematiche proprio in quanto liquidità di cassa, per cui potevano avere problemi anche a pagare addirittura la cedola di interessi. Non era questo il caso assolutamente né dell'Italia né della Spagna. Bisognava sì eventualmente insediare i governi tecnici per dare almeno un segnale ai mercati che la situazione fosse sotto controllo, fare degli interventi come è stato fatto sulle pensioni. Sì, poi magari andava fatto meglio oppure no. Dato quel segnale, bisognava poi a quel punto cercare di alimentare la crescita del PIL in modo che aumenti ulteriori del debito pubblico non avessero fatto poi innalzare il rapporto debito-PIL. Invece è notizia di oggi che Banca d'Italia, nel bollettino mensile, ci dice che il debito pubblico italiano a fine ottobre ha raggiunto i 2.014 miliardi, una crescita per la prima volta nella storia superando i 2.000 miliardi di euro, e in più in crescita del 3,7%. Se si considera che nell'anno le entrate aumentate più o meno della stessa percentuale, e facciamo un po' di conti, bisogna dire che chi ha operato in quest'anno, il governo e anche il Parlamento che ha appoggiato questo governo, sostanzialmente
È vero che ha avuto un aumento nella cedola da pagare sui titoli di Stato nell'ordine di una decina di miliardi, ma è anche vero che quell'incasso in più che ha fatto come entrate fiscali per gli aumenti di tasse e per le riforme fatte sulle pensioni e sul lavoro hanno comportato un incremento di queste entrate di molto superiore all'aumento della cedola per interessi di quest'anno. Quindi non si capisce perché l'altra parte non è andata a diminuire il debito pubblico, quanto piuttosto invece ci ritroviamo il debito pubblico aumentato. Ciò ci fa pensare che in realtà, a fronte del drenaggio di risorse, del drenaggio fiscale che c'è stato nelle tasche dei cittadini italiani, le risorse non sono state indirizzate a mettere in sicurezza il debito italiano, ma piuttosto sono state, come sempre, come anche nei governi politici, spese dove? Spese come al solito, spese nelle pubbliche amministrazioni, anzi si registra ancora di più che è diminuito il debito delle pubbliche amministrazioni locali, ma aumenta il debito dell'amministrazione centrale. E quindi sostanzialmente l'analisi che va fatta è che a fronte di un drenaggio di risorse che il governo centrale ha fatto presso i cittadini con l'aumento della pressione fiscale e a fronte anche della lieve diminuzione del debito delle amministrazioni locali dovuto ai trasferimenti inferiori che lo Stato centrale ha fatto alle amministrazioni locali, ci ritroviamo che invece quella che aumenta è la spesa del governo centrale. Quindi il governo centrale fa le riforme, punisce, tra virgolette, oppure fa pagare il costo di questa crisi ai cittadini e alle amministrazioni locali, poi in sede di governo centrale, piuttosto che andare a ridurre il debito pubblico, va a fare spese maggiori rispetto a quelle che erano state fatte in precedenza. È questa l'analisi che va fatta sui numeri che oggi dà la Banca d'Italia. E dunque, in una situazione di incertezza del genere, che si genera anche poi quella che possiamo definire ormai una crisi di governo o una crisi istituzionale, e che vede nelle ultime ore proposte con cambi a 360 gradi nelle posizioni dei vari politici nostrani, e il tutto poi con un anticipo delle elezioni a febbraio. Voglio dire, febbraio, aprile, insomma, va bene così, non c'è problema. Il problema è che nessuno ancora ci spiega quale possa essere la ricetta per risolvere la situazione in atto. Certo, c'è Berlusconi che ci dice che lo spread è uno scherzo, una finzione, e in effetti, e come andavamo ripetendo da sempre, lo spread è a tutti gli effetti uno strumento demagogico, viene usato meglio come strumento demagogico proprio per mettere in atto le riforme di drenaggio fiscale che abbiamo detto prima, che poi alla fine non è servito a ciò per cui era stato proposto. E quindi da questo punto di vista ha ragione Berlusconi. Ciò che non comprendo però è, ok, Berlusconi ci sta spiattellando in faccia un certo rigore anche rispetto al passato, ma nell'ultimo anno però voglio ricordare che lui ha comunque appoggiato questo governo. D'altro canto, pur volendo tralasciare questo, magari ha voluto dare del tempo a questo governo per vedere se era in grado di riportare la situazione sotto controllo. Ma in qualsiasi caso, in questo momento non dà una proposta solida che possa essere alternativa a questo aggiustamento, a questa finzione dello spread, a questa finzione di politiche di rigore e commiste a crescita. E quindi, se questo è, cioè che chi effettivamente come Berlusconi spiattella in faccia almeno in parte la verità su questo argomento, a differenza degli altri che comunque tacciono, e se però tutti quanti, compreso Berlusconi, non sono pari nel non proporre un nulla di fatto sostanzialmente, beh, se questo è, vuol dire che ciò che ci aspetterà nei prossimi mesi, ma presumo nei prossimi anni, cioè il tempo che tutta la finanza derivata possa essere assorbita, e credo ci vogliono almeno 10 anni,
Beh, allora quello che ci attende, se non c'è dal fronte politico una proposta seria, credo che siano ulteriori ridimensionamenti dei consumi, ulteriori aumenti delle tasse e ulteriori trasferimenti, ulteriori riduzioni dei trasferimenti e dei servizi da parte dello Stato centrale. Quindi ancora si ripropone lo scenario di cui avevamo detto negli ultimi mesi. Scenario che vede come strategia innanzitutto non tanto la crescita del patrimonio finanziario e immobiliare, quanto la difesa di questo patrimonio, anzi mettendo in conto anche che è possibile perdere qualche cosa in questi anni, ma soprattutto l'importante oggi è perdere quanto meno possibile, sapere che bisogna in qualche modo, tra virgolette, difendersi dallo Stato centrale, che avrà sempre più bisogno di risorse per pagare il debito pubblico e per tutta una serie di problemi che poi mano a mano emergeranno quando la crisi andrà più a fondo a causa di queste politiche di rigore. E dunque ribadiamo quali strumenti preferenziali per mettere in sicurezza il proprio patrimonio: l'acquisto di azioni o quote di società anche non quotate, che offrono prodotti, che producono beni, e quindi offrono prodotti laddove la domanda è piuttosto rigida, cioè quindi, come altre volte dicevamo, azioni energetiche, azioni che producono farmaci, cioè società che producono farmaci, società che effettuano trasporti, diciamo, di necessità, ecco, per cui o anche società alimentari, cioè tutte quelle società laddove per quanto possa il giro economico ridimensionarsi anche nell'ordine di un 20-30% rispetto al 2007, possono subire sì dei grossi cali di fatturato, ma non tali da compromettere completamente l'esistenza delle società stesse. O comunque provocare solo un ridimensionamento degli utili e non una riduzione complessiva, una riduzione totale degli utili. E quindi in quest'ottica è utile acquistare azioni ogni volta che vediamo che ci siano dei ribassi di una certa sostanza. È un po' quello che è accaduto nei giorni scorsi, un po' ci aspettavamo per altri motivi, e invece con l'uscita, la sortita della PdL di Berlusconi nel non dare la fiducia al governo Monti sul provvedimento, nei giorni seguenti la borsa italiana ha avuto un mini crollo che l'ha portata attorno di nuovo ai 15.000 punti. Ecco, quello è un ottimo punto di intervento, è il livello di prezzo al di sotto del quale inizia a diventare conveniente in una prospettiva grigia, così come l'ho paventata. Al di sotto di quel prezzo si può cominciare a dire, conviene sempre incrementarli. Al di sopra lo farei solo in ottica di brevissimo termine, perché i prezzi al di sopra dei 15.000 di FTSE MIB non rispecchierebbero le aspettative pessimistiche sul futuro, quindi sulle riduzioni dei consumi nei prossimi 10 anni. Al di sotto dei 15 invece si può pensare ad incrementare, e man mano che si va giù, eventualmente dovesse capitare, mi auguro di no per tutti i risparmiatori, mi auguro di no per l'economia e per la popolazione italiana e quindi europea, ma se dovesse arrivare anche al 50% del valore attuale, cioè attorno agli 8.000 punti, quelli sono livelli di grande intervento. Certamente non va messo come sempre tutto il capitale in quote di società, ma va distribuito anche in altri settori. In questo momento diciamo ancora lontano dagli immobili, perché c'è stato ancora un crollo nelle transazioni, è un crollo nei mutui per l'acquisto di nuove. Abbiamo un crollo, stima dell'Istat la settimana scorsa, che ha registrato un crollo nelle transazioni del 25% circa degli immobili e un crollo nell'erogazione di nuovi mutui del 41%. Però tutto ciò non si è manifestato ancora con un sostanzioso calo del prezzo degli immobili. Sì, negli ultimi anni sostanzialmente in alcune zone e per alcuni settori si sono mantenuti stabili i prezzi, in altre zone sono più o meno scesi un pochino tra il 5 e il 10%, ma non è ancora il calo di prezzi che ci si aspetta in una situazione che è quella in corso e che sta ancora degenerando.
Quindi sicuramente in questo momento è da preferire tenere molta liquidità disponibile da utilizzare ogni qualvolta si presentano delle occasioni di acquisto o sulle quote di società che producono, come dicevamo, beni a domanda piuttosto rigida, o sugli immobili, e in particolare su immobili di una certa qualità, soprattutto non tanto per il commercio, ma per abitazione civile, quando ci saranno dei cali più sostanziosi dei prezzi, prevedo che ci siano da. Nei prossimi 6 mesi inizieremo a vedere di questi cali, o ancora sui metalli preziosi che anche nelle ultime settimane si sono mantenuti, in particolare l'oro, in uno stretto range di prezzo da 1700 dollari l'once a 1790 dollari l'once, accumulare su ogni ribasso. In particolare monitorando in questo momento il livello che è andato a toccare anche oggi pomeriggio attorno ai 1687-1690 dollari l'once, al di sotto di questo livello sarà il livello di 1520-1510 dollari l'once. Ritengo che per la situazione attuale di crisi che non è crisi solo economiche, crisi solo finanziarie, ma a questo punto diventa crisi sistemiche, quindi crisi di riorganizzazione della società con tutto il caos che comporta, i metalli preziosi magari non si apprezzeranno tantissimo nell'immediato, ma essendo bene di rifugio anche mobile, non immobile, e quindi in qualche modo trasportabile o in qualche modo maggiormente difendibile rispetto a beni come gli immobili, sicuramente può diventare un luogo dove far rifugiare parte del proprio patrimonio. È chiaro che sulle oscillazioni di prezzo bisogna intervenire. Bisogna accumulare laddove, ecco, ci sono questi grossi ribassi, sapendo che nel frattempo vi possono essere ulteriori ribassi e quindi mettere in conto che può anche perdere. Ripeto, tutto il portafoglio, tutto il patrimonio va messo in sicurezza, tenendo anche conto che si può perdere qualcosa, ma l'importante rispetto al caos che c'è, alla crisi che c'è, è non perdere la grossa parte dei propri patrimoni, dei sacrifici di una vita. Quindi accumulare oro attorno ai 1670-1680 dollari l'once, eventualmente un poco, eventualmente attorno ai 1550-1520, su quel livello intervenire in maniera molto più massiccia. Per le azioni, fare attenzione al livello di prezzo di 15.000, al di sotto del quale inizia ad essere conveniente comprarle sul lungo termine, ma soprattutto se ci dovesse essere nei prossimi mesi un ribasso, che potrebbe esserci, di una certa sostanza nell'ordine del 20-30% rispetto ai prezzi attuali, quindi andare di nuovo ai minimi di marzo del 2009 e del luglio scorso, in quel caso là incrementare di molto le posizioni in azioni che producono beni a domanda rigida. Al di sotto di quei livelli assolutamente ancora mettere altra liquidità all'interno di questi valori. Per gli immobili ci attendiamo, come già abbiamo detto nelle scorse settimane, un calo medio di almeno il 20% per gli immobili ad uso abitazione civile e almeno del 25% per gli immobili ad uso commerciale. Questo come, chiaramente come valori medi, un'oscillazione all'insù del 25%, eventualmente. Come minimo un 15% per le abitazioni di tipo abitazione civile e di un 20% per gli immobili di tipo commerciale. Nel breve, questa è sostanzialmente la situazione del consiglio di portafoglio di investimento che a nostro avviso potrebbe essere utile per chi ha un patrimonio magari nemmeno troppo grande. Ma comunque resta sostanzialmente una situazione di fondo che è quella che ormai ci diciamo da mesi, e quindi eviteremo nelle prossime puntate di ripeterla così a fondo come è stato fatto anche in quest'altra puntata, e inizieremo a concentrarci un po' più sul breve termine. E quindi è quello che vado a fare, ecco, in questo momento inizio a dare degli indirizzi sul breve termine. Oggi abbiamo visto che l'euro-dollaro è andato a toccare, il cambio euro-dollaro è andato a toccare un massimo che è andato a toccare già 3 volte negli ultimi mesi. È possibile, così come anche le borse hanno toccato dei livelli di massimo che hanno toccato più volte negli ultimi mesi, a
accompagnandosi però stavolta a un ribasso dei metalli preziosi, perché qua nell'ultimo mese stanno sostanzialmente muovendosi con una correlazione inversa rispetto a come si erano mossi in passato, cioè come aumentano le borse e quindi aumenta l'euro-dollaro, perché c'è questa correlazione in corso attualmente, ci troviamo che i metalli preziosi diminuiscono di prezzo, mentre fino a un mese fa c'era una correlazione diretta anche in questo caso, dovuto chiaramente alla debolezza del dollaro. Cioè questa decorrelazione improvvisa è sostanzialmente dovuta al fatto che ad rialzi dell'azionario, a rialzi dell'euro-dollaro, c'è una minor percezione del rischio sistemico, per cui c'è un alleggerimento sulla quota del metallo prezioso. Però attenzione, perché proprio su questi alleggerimenti, come dicevo, potrebbe essere conveniente acquistare. Quindi la strategia sarebbe nei prossimi giorni posizionarsi al ribasso sui mercati azionari, in particolare quelli europei, e sull'euro-dollaro, e al rialzo sui preziosi, tenendo ben presente però se dovesse superare i livelli massimi raggiunti negli ultimi 2-3 mesi. 2% a quel punto chiudere le posizioni e anzi girarsi nella posizione inversa, perché vuol dire che ci sono stati. Se dovesse capitare questo, è perché eventualmente c'è un cambio di scenario, un cambio di visione dovuto a dei fattori che magari a volte possono non subito essere conosciuti dal piccolo investitore, e che lasceranno presagire un nuovo scenario nell'immediato con rialzi di almeno il 10% nell'azionario e di almeno il 4%, 4-5% sul cambio euro-dollaro. E viceversa, assistere poi in quel caso alla rottura di un supporto di 1680 sul dollaro come oncia di dollari per ogni oncia d'oro, e assistere un ribasso in questo caso fino a verso i 1570 dollari l'oncia per l'oro. Quindi fare attenzione a questi livelli a cui siamo giunti proprio in chiusura stasera sui mercati azionari e sul mercato dei cambi e sul mercato dei metalli preziosi. Fare attenzione a questi livelli. Se reggono questi livelli, vendere azioni europee, vendere il cambio euro-dollaro e acquistare i preziosi. Ancora, per chi dovesse avere posizioni in Bund tedesco, io consiglio di iniziare a scaricare queste posizioni, perché con l'approvazione del sistema di vigilanza bancario europeo, che c'è stata l'altro giorno, grazie anche a Mario Draghi, verranno fuori problemi nel prossimo anno, certamente, ma potrebbe già in qualche modo emergere qualche problema prima dell'entrata in vigore di questo accordo. Potrebbero iniziare a emergere i problemi che finora sono stati sottaciuti e che affliggono invece le banche tedesche, sia le banche tedesche dei Länder, le Landesbank, ma in particolare la Deutsche Bank, la quale, secondo alcune stime fatte da vari ricercatori indipendenti, dovrebbe avere un'esposizione di circa 12 miliardi, 12 miliardi di euro su prodotti, su diciamo, prodotti obbligazionali a molto basso gradimento. Quindi probabilmente diciamo, sui quali potrebbero avere delle grosse perdite. Se questo dovesse emergere, è chiaro che i mercati europei, in particolare il Bund, a quel punto, poiché gli investitori si aspetterebbero che lo Stato tedesco poi aiuti chiaramente una banca di quelle dimensioni, potrebbe il Bund a quel punto iniziare un tracollo. Potremmo assistere quindi a una riduzione paradossale dello spread tra il BTP italiano e il Bund tedesco, una riduzione non dovuta a un ribasso del italiano, ma piuttosto a un rialzo dei tassi del BTP del Bund tedesco. Quindi questa chicca tenetela anche presente per chi dovesse in futuro
elogiarsi, autoelogiarsi perché ha fatto in modo di ridurre lo spread, fate bene attenzione se lo spread si è ridotto perché il tasso di interesse sui BTP italiani si è ridotto, o piuttosto perché invece è aumentato quello sui bund tedeschi. Se si è ridotto il tasso su quelli italiani, chiaramente vuol dire che forse un merito c'è stato da parte di chi ha fatto azione politica. Viceversa, se la riduzione è dovuta all'aumento del tasso tedesco, vuol dire che è un problema della Germania che dà la possibilità di diminuire lo spread. Ecco, mentre parlavamo, se vedo che già l'orologio mi segna i 30 minuti trascorsi, e a questo punto vi A lascio questo punto, con l'augurio le che possiate possiate fare degli fare ottimi investimenti che l'augurio possiate che possiate inserirvi. fare. E che possiate trascorrere un ottimo Natale, un buon Natale, e in barba ai Maya, mi raccomando, attenzione, l'unica fine del mondo che ci potrà essere a questo punto è quella dei vostri patrimoni e delle nostre, e forse in qualche modo della democrazia così come l'avevamo conosciuta. Io cerco da questa tribuna, da questa piccola tribuna, di dare delle indicazioni che possono, spero, esservi di aiuto ad attraversare questa fase della storia che in qualche modo è una specie di traversata nel deserto. Ma comunque, questo Natale, questo fine d'anno, e ancora auguri a tutti, arrivederci, Un ancora capo auguri a tutti, Natale. Un abbraccio a tutti i web spettatori. Buonasera.